Vorrei partire da una dichiarazione del ministro Di Maio dell'8 settembre scorso, con la quale annunciava che ci sarebbe stato un taglio delle emissioni nocive dello stabilimento siderurgico. La dichiarazione è stata questa: abbiamo installato tecnologie a Taranto che riducono del 20% le emissioni nocive. Questa è una dichiarazione contenuta in un video messaggio con cui veniva diffuso un rassicurante ripeto, messaggio a tutti gli italiani che le cose sarebbero andate in maniera positiva. E noi avevamo già previsto che questo non era possibile, però abbiamo aspettato i dati delle centraline ARPA e delle centraline dell'ISPRA. Sono dati ufficiali e vorrei che il Ministro riflettesse per le prossime volte, quando annuncia una cosa come sicura, che tutto questo diventa pubblicità ingannevole quando non si verifica. La notizia che veniva data in tutta Italia era meno 20% di emissioni nocive perché erano state installate tecnologie che non sono mai state installate. Ministro, non sono mai state installate, mi guardi, non sono mai state installate. Questa è pubblicità ingannevole. E invece del taglio del 20% delle emissioni, noi abbiamo fatto i calcoli, sono calcoli che abbiamo ricontrollato più volte, sui 5 mesi di attività di ArcelorMittal e cerco di riassumerli. Non abbiamo avuto un taglio del 20% delle emissioni, ma in cokeria abbiamo avuto un aumento del 23% delle emissioni di polveri sottili, PM10, reputate cancerogene dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro. Non abbiamo avuto un 20% di taglio delle emissioni, ma un più 32% delle polveri molto sottili, il cosiddette PM2,5, anch'esso ritenuto cancerogeno dall'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro. Signor Ministro, non abbiamo avuto un taglio del 20% delle emissioni, ma un aumento del 92% degli idrocarburi policiclici aromatici nella cokeria Ilva, e gli idrocarburi policiclici aromatici sono cancerogeni. E nel quartiere vicino, perché poi c'è stato un parlamentare, Buffagni mi pare, del Movimento 5 Stelle, che ha detto ma hanno sbagliato a costruire un quartiere vicino all'acciaieria, dicendo più o meno le stesse cose che erano state dette da altri parlamentari. Ditelo a Buffagni che è stato costruito prima il quartiere Tamburi e poi l'acciaieria Ilva. Nel quartiere vicino, in questi 5 mesi, non abbiamo respirato un'aria migliore, ma abbiamo avuto un più 6% di PM10, un più 14% di PM2,5, un più 26% in questi 5 mesi di idrocarburi policiclici aromatici, tutte sostanze che possono essere cancerogene. Detto questo, passiamo al punto che ci sta più a cuore, perché abbiamo fatto un comunicato stampa proprio su questo. Con il Ministro Costa abbiamo avuto un'interlocuzione molto stretta con il Ministero, perché volevamo capire quali erano le intenzioni, e ho avuto la possibilità di capire subito le intenzioni del Governo, perché ho parlato con un addetto tecnico del Ministero dell'Ambiente, e la domanda che gli feci a bruciapelo fu questa: quanti morti siete disposti ad accettare? La sua risposta è stata questa: nessuno. E subito dopo ha aggiunto: ma non è possibile. E io gli ho chiesto: qual è il numero di morti accettabile? E ho scoperto con mia grande sorpresa che non lo sapeva. C'è un numero in epidemiologia, lo so che è un dato macabro, ma è un numero di morti accettabili, un decesso in più ogni 10.000 abitanti su 70 anni di vita. Quando gli ho detto questo dato, lui ha detto: ma non è possibile, dovremmo abolire le automobili.
Bene. Quando si passa dall'opposizione al governo, queste cose bisogna saperle, bisogna conoscerle, perché è un'assunzione di responsabilità. E vi dico subito, vi siete preoccupati di sapere quanti sono stati morti nel 2018 a Taranto? Ministro Grillo, se ne è occupata? Rispondiamo dopo, grazie. Bene, noi abbiamo cercato di fare i conti nel quartiere Tamburi, perché il sindaco di Taranto ha messo online tutti i decessi giorno per giorno. C'è stato qualcuno che ha deciso di fare le somme. Nel quartiere Tamburi, se si prende il dato cittadino e lo si raffronta con il dato di mortalità del quartiere Tamburi, il quartiere Tamburi nel 2018, e voi eravate al governo, ci sono stati 32 morti in più, normalizzando per classi di età, 10 donne e 24 uomini, però possiamo anche esserci sbagliati nel fare i conti, che quelli che li hanno fatti, pur essendo degli statistici, e pur avendo la laurea, pur avendo ricerche alle spalle, possono aver sbagliato. Per cui, signora Ministra, se potete fare anche voi i calcoli, calcolare quante persone sono morte a Taranto nel 2018, quante sono morte al quartiere Tamburi e vedere se nei quartieri più vicini all'area industriale, all'area delle cosiddette fonti inquinanti che avreste dovuto chiudere, se c'è stato un eccesso di mortalità, statisticamente significativo. E questi studi noi abbiamo cercato di promuoverli perché sono studi di mortalità, si chiamano istantanei. Questi studi indicano in maniera immediata se c'è un eccesso di mortalità. Poi si va a vedere da che cosa è causato. E li abbiamo richiesti ad un gruppo di studiosi dal 2010 al 2017, questi sono proseguiti fino al 2018, e la media è un eccesso di 78 morti in più ogni anno per i tre quartieri più vicini all'area industriale. Allora, io vorrei chiedere alla signora Ministra, voi vi siete occupati di queste cose? Perché non stiamo parlando dei dati di 3-4 anni fa, dei dati dei tumori, perché le ricerche epidemiologiche fatte per bene ovviamente richiedono del tempo, i dati che noi disponiamo, di cui disponiamo oggi sono i dati dei governi del PD. Noi vogliamo sapere i dati di oggi. E allora ci sono delle luci rosse che si accendono come nel cruscotto di un'automobile, non capiamo perché si è accesa quella luce, ma sappiamo che c'è qualcosa che non va. E questo è il senso di un conteggio di un eccesso di mortalità che noi abbiamo riscontrato, e per cui vi chiediamo se abbiamo sbagliato noi oppure no. E soprattutto noi vogliamo sapere da voi, avete calcolato il picco dei tumori a Taranto quando ci sarà? Noi ce ne siamo occupati e abbiamo scoperto con grande rammarico che nessuno ha mai calcolato il picco dei tumori che verrà a Taranto, nessuno saprà quanti saranno e quando verrà questo picco. E questa è una questione che poniamo perché vogliamo sapere se voi avete una programmazione di carattere sanitario, perché se non sapete quando ci sarà questo picco e di che entità sarà, io mi chiedo, ma la popolazione di Taranto da chi è protetta, da chi è tutelata? L'impressione che abbiamo è che a noi venga riservato il livello di attenzione che voi riservate ai migranti, per i quali la vita non è un diritto, e anche a Taranto la vita non è un diritto. Questo, da un punto di vista antropologico, si chiama razzismo ambientale. Gli studiosi negli Stati Uniti hanno studiato questo fenomeno e hanno visto che le imprese più inquinanti, le fabbriche più nocive venivano installate proprio vicino ai ghetti neri, dove la vita non era un diritto. E quando hanno scoperto che questa era l'andazzo, c'è stato un presidente degli Stati Uniti che ha detto questa cosa non si deve più fare, mentre invece a Taranto è stata trasferita l'area a caldo, la produzione dell'area a caldo di Genova, che era rifiutata a Genova, a Taranto, e Taranto è stata scelta come una città da sacrificare. E poiché in una guerra non si devono contare i morti quando la guerra è sporca, voi non li state conteggiando, mentre voi dovete conteggiare quanti sono i morti, dovete vedere se questi morti sono in eccesso vicino all'area industriale. Ultima cosa che vorrei sottolineare, perché riguarda sia il ministro Di Maio che il ministro Costa, è una cosa veramente interessante. In una conferenza dei servizi in cui c'erano
Regione Puglia, Comuni di Statte, ASL, ARPA e tutti gli enti preposti, è stato individuato che il soggetto che ha inquinato le campagne che producono prodotti agricoli a Statte è Ilva S.p.A. Non c'è bisogno di un processo, c'è stato un apposito tavolo tecnico, hanno individuato il soggetto che ha inquinato, per due ragioni, perché erano presenti i cosiddetti fingerprint, le impronte digitali delle diossine, e il tavolo tecnico ha individuato in Ilva S.p.A. il soggetto responsabile dell'inquinamento della zona di Statte. Una zona agricola attualmente non si può produrre perché c'è un blocco. Allora, è bene che si sappia questa cosa. Il Ministero dello Sviluppo Economico si è opposto, ha fatto ricorso al TAR perché non venisse fatta la bonifica delle campagne di Statte, e il Ministero dello Sviluppo Economico si è schierato contro il Ministero dell'Ambiente, si è schierato contro l'ASL di Taranto, si è schierata contro l'ARPA di Taranto, si è schierata contro la Regione Puglia e si è schierata contro anche il Comune di Statte. In questo momento siamo in una situazione di impasse perché il Ministero dello Sviluppo Economico non vuole fare la bonifica che invece viene richiesta dal Ministero dell'Ambiente e da tutti gli enti preposti. Per cui vorremmo sapere dal Ministro Di Maio se continuerà ad appoggiare questo tipo di opposizione alla bonifica o se vuole in questa sede annunciare che il Ministero dello Sviluppo Economico, riconoscendo le responsabilità di Ilva S.p.A., provvederà a stanziare i fondi per la bonifica dei terreni di Statte, senza i quali non può avvenire nessuna ripresa dell'attività agricola. Grazie.